Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare la Champions di domani. Dobbiamo vedere se la Juventus, che è ripartita in campionato, sta ormai proprio lì lì dalle primissime posizioni, passerà il turno anche in Champions contro il Villarreal. C'è poi da vedere l'Atalanta in Europa League e la Roma in Conference. Quindi ci abbiamo anche per questi 2 giorni un po' di video da fare. Stasera intanto si conclude il campionato, la giornata di campionato con la Lazio che ospita il Venezia. Partita che non dovrebbe dare grosse sorprese, però il Venezia con la sconfitta del Cagliari sul campo dello Spezia potrebbe un po' recuperare terreno, considerando che deve recuperare 2 match. Io quando faccio analisi non l'avevo mai valutata questa cosa. Comunque il Venezia deve recuperare 2 partite, quindi sta ancora lì lì matematicamente nella buona possibilità di salvarsi. È stato un weekend super, perché ci siamo dati all'Ippica, anzi mi sono dato all'Ippica, come quel ragazzo nel video precedente vi avevo fatto vedere, mi aveva suggerito, e mi sono dato all'Ippica e mi sembra già sabato erano 5 su 5 le singole prese alle 18 del pomeriggio. Poi c'è stata una multipla da 5, domenica altre, mi pare, 4 su 5 singole. Insomma, negli ultimi venerdì, sabato e domenica ci siamo dati all'Ippica prendendo tipo 15 singole e sbagliandone 2, una cosa del genere, più o meno. Poi io in realtà devo essere sincero, non è che gli sto proprio dietro totalmente ai numeri di Bollamaker, di Automatibet, perché ovviamente vedo se fanno qualche errore di troppo, ma quando vincono non è che mi metto a contare le vincite, perché se ci avete fatto caso non è che vendo le vincite, cioè vi dico: ah, compratelo perché vincerete il 100%, compratelo perché vincerete il 90%. Io dico: è uno strumento di studio, quindi l'importante è che vedo che vince. Poi se ne vince l'80%, l'82% o il 78%, onestamente non me ne frega niente, cioè è fisiologico l'errore. Anche perché non tutte quelle che propone io le gioco, cioè io me la studio. Se una partita non mi piace, non la gioco. Sabato, per esempio, o domenica, no, ieri, l'unico errore che c'è stato è stato il mio. Perché io me ne sono studiata una, non mi piaceva quella che proponeva lui, me la sono studiata per conto mio e l'ho sbagliata. Quindi, però, quando sbaglio per conto mio, non c'ho nulla da recriminare. Se sbagliassi perché faccio solo quello che dice il software, secondo me mi sentirei anche sciocco. Fino a che faccio il mio studio e lo sbaglio, il betting è così. Vincere sempre non è possibile, quindi ieri l'unico errore di giornata l'ho fatto io, va bene così. Allora ci andiamo a prendere la Champions: Ajax Benfica, Manchester Atletico, Lille Chelsea e Juventus Villarreal. Questa del Benfica è una partita che non dovrebbe regalare particolari sorprese. All'andata hanno fatto un 2-2, diciamo anche sorprendente, nel senso che mi sarei aspettato meno dal Benfica. In questo caso credo che il pronostico si sposti verso l'Ajax, o comunque verso una partita con gol, potrebbe essere un over primo tempo, insomma, però penso, diciamo, che ci spostiamo sull'Ajax. Qui la situazione è molto più combattuta, perché all'andata invece hanno fatto un 1-1 e diciamo che in questo momento ne esce favorito il Manchester, che potrebbe con 1-1x 0-0 passare il turno. È tosta, è una partita questa, secondo me, che si presenta tosta, al contrario di quella che abbiamo appena visto dell'Ajax. Secondo
secondo me qua pochi gol, la X primo tempo potrebbe essere un'opzione, mi sembra piuttosto alta considerando la tensione del match, le squadre, insomma credo che la X primo tempo ci possa stare. Il Chelsea all'andata ha vinto con il Lille soffrendo il giusto, ha vinto 2-0, una partita che non... questa partita qui ci lascia delle incognite, perché come giustamente dice lui, la X2, cioè il Chelsea ha 2 risultati su 3, vive questo momento anche abbastanza assurdo a livello societario, no? Perché Abramovic adesso comunque rientra in tutti gli oligarchi che saranno sanzionati, è una situazione molto anomala e soprattutto anche molto poco importante considerando tutte le vittime che ci sono in Ucraina, però comunque fa parte anche questa delle conseguenze di quella guerra. Ed è una situazione abbastanza appunto anomala, perché comunque ci va a rimettere il Chelsea come squadra, i giocatori del Chelsea, i dipendenti del Chelsea, che in sé per sé, con tutto quello che magari fa Abramovic al di fuori del Chelsea, non c'entrano molto. Poi i soldi di Abramovic sono i soldi di Abramovic in Russia e sono gli stessi del Chelsea, quindi è una situazione complicata. Potrebbe un minimo risentirne, però in questo momento sul campo il Chelsea non sembra che ne sta risentendo, anche in campionato comunque sta andando benino. La X2, considerando che la quota è così alta, può essere una cautela. Qui la X primo tempo è altissima, 71%. Non lo so, non mi fiderei troppo, più che altro perché credo che il potenziale offensivo del Chelsea c'ha la possibilità di farlo anche un gol nel primo tempo, quindi preferirei la X2 nonostante la percentuale così alta, quindi diciamo che me la sposterei sulla X2. E finiamo poi con la Juventus che ospita il Villarreal. Allora, l'andata è stata comunque una partita combattuta, finita 1-1, e che quindi mette nelle condizioni la Juventus di dover fare il risultato. In questo caso la quota leggermente si è rialzata da 1,83 a 1,91 per la Juve, che però onestamente a me sembra ripartita anche in campionato. È vero che con la Sampdoria, se andiamo ad analizzare un pochino i dati, non è che la vittoria sia stata così schiacciante come i numeri, l'1-3 farebbe pensare. Comunque la Samp ha messo un po' in difficoltà la Juve, però devo essere sincero, la Juve queste partite qui solitamente non le sbaglia, poi magari sbaglia la finale, però diciamo che la vedrei, ne sarei molto molto sorpreso se non vincesse. Quindi a dispetto dei numeri che non sono altissimi, a dispetto della quota che va un po' al rialzo, io un rischio sull'uno secco ce lo metterei. Solitamente sono, sapete, sempre attento, cautelato, credo che la Juventus abbia il potenziale per vincerla secca la partita. Poi ovviamente il risultato di 1-1 lascia aperti anche altri scenari, la possibilità di andare supplementari, insomma no, non è una brutta squadra il Villarreal, però diciamo che nelle condizioni attuali ci si può immaginare l'uno secco della Juventus. Poi abbiamo l'Europa League, che faremo in un video di domani. Sarà interessante capire il Barcellona dopo le 700 occasioni col Galatasaray se va in Turchia a vincere. Sarà interessante vedere cosa farà l'Atalanta contro il Bayer Leverkusen. E interessante anche vedere la Roma, io l'ho vista in campo
In queste due partite contro l'Udinese e contro il Vitesse, devo essere onestamente, usciamo fuori in totale con una vittoria e un pareggio, tutte e due veramente un po' fortunate, nel senso che col Vitesse, prima di andare in vantaggio, meritavamo di andare sotto. Con l'Udinese la partita è stata effettivamente brutta. Se l'Udinese avesse vinto, non ci sarebbe stato molto da recriminare. Sono quei punti un po' sporchi che magari ti fanno morale, quindi io spero che insomma la Roma col Vitesse presenterà qualcosa di meglio, però vabbè, oggi è lunedì, considerando che la partita si disputa giovedì, non ha senso andare a vedere la quota oggi, quello che fanno oggi, lo faremo nel video di domani o addirittura di mercoledì, insomma vediamo di, come al solito, di avvicinarci il più possibile alla partita e per vedere le quote come si muovono. Con questo direi che per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.